benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Il nome di Gianni Morandi ha risuonato in ogni angolo d'Italia per decenni, ma dietro il successo si nasconde una storia di trionfi, perdite e rinascite. La sua lunga carriera ha inizio quando, a soli 12 anni, l'icona della canzone italiana fa la sua prima esibizione pubblica. A 14 anni, fondava Gianni Morandi e il suo complesso, anticipando i successi che avrebbe riscosso nel decennio successivo. Negli anni 60, Morandi pubblica Andavo a 100 all'ora, un grande successo che precede l'incontro con Laura e Frikian, sul set di In ginocchio da te. Una storia d'amore che vedrà però un tragico capitolo. Mentre Morandi era impegnato in Canzonissima, la sua compagna Laura dà alla luce la loro prima figlia, Serena. Ma la gioia dura poco, la neonata vive solo 8 ore, lasciando la coppia devastata dal dolore. La vita privata di Morandi prende una svolta dolce quando, 19 anni fa, entra nella sua vita Anna Danna. L'approccio tra i due ha avuto inizio con un siparietto divertente, un numero di telefono falso e un incontro inaspettato in un ufficio, che culmina con una pizza insieme. Oggi sono due anime inseparabili. Nel 2022, il cantante fa ancora parlare di sé grazie a Uno di noi. Sul palco, si spoglia in mutande, sfidando audacemente Maria De Filippi e Canale 5. Ma non tutto è stato luminoso per Morandi, un'accusa, poi rivelatasi infondata, di consumo di stupefacenti, lo ha messo per un breve periodo sotto i riflettori della cronaca, e non dell'arte. E poi, l'incidente. Un rogo, che avrebbe potuto spegnere per sempre la sua luce. Ricoverato per 28 giorni, Morandi si è trovato a combattere contro le fiamme, che hanno bruciato mani, ginocchia, glutei e braccio. Un episodio drammatico che, come il resto della sua vita, ha dimostrato la sua incredibile forza e capacità di rinascita. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!